Siamo arrivati alla puntata numero 29/12. Se in questo periodo, dalla nascita di Fiorlandia a qua Paperetti che è in giro per i pianeti a cercare di Covilandia per sconfiggere i covigliani. Allora, corriamo, cominciamo subito a scaldare i muscoletti. Forza ragazzi, svegliate. Dai che sotto, dai che sotto. È già sotto, vai con il Santa Esmeralda. Wow. Se potessero parlare. Ascolta, potessero. Vedi che c'è quel cosino rosso col meno? In alto a sinistra. Ecco, quello lì ti dice quanti secondi mancano alla partenza della canzone. Se io te la metto sotto, tu guarda lì, puoi parlare fino... Adesso non più. Però se hai quel tempo lì, che puoi giocartelo. Se mi ricordo... Vabbè, la sostanza. Il mio problema è la memoria. Bella sta canzone. Mamma mia, ma ti ricordi? Madonna, sta canzone. Quando andavamo in giro sempre... Mamma mia. C'erano quelle due o tre che non mancavano mai. Vediamo se riusciamo a capire già dalla pronuncia di Mizu qualcosa. Allora, lui mi ha detto che me l'ha scritto come si legge. Just your fool. Oh, cucù, sei un cucù. Ma porca troia. Ma sì, dai, fa parte del gioco. Non ho sentito la sigla iniziale per quello. Ma è mezz'ora, siamo partiti, abbiamo presentato, abbiamo mandato la canzone, abbiamo presentato lei. E siamo alle prove. E secondo, da quando ascolta in 29 puntate quante cavole di prove abbiamo fatto? Mai, non abbiamo mai fatto una prova. La prova è bandita. Comunque qua ostia, guarda. E il mirino e il mirino devo costruirlo ancora. Mirino devo farlo ancora. Devo avere tempo per fare il mirino, però ce l'ho qua. Ascolti. Mauri, te la ricordi Joe Lima il mirino? Lima il mirino! Dietro. Come ha fatto settimana scorsa, che però il quadro cadeva. Settimana scorsa mi sono messi lì col quadro dietro a fare lo sfondo. Poi quando si sono ritornati... Poi io non avevo capito, no, che era il quadro. A un certo punto, quando abbiamo staccato il collegamento, vedi questi due che partono? Sono andati via, l'hanno appeso. Ho detto, oh, dai, farglielo riportare. E l'hanno appeso storto. Sentiro, era il basso, era il basso. Sembra la chitarra, pensa. Sono no, il basso. È la chitarra. Stringe, tanto che lei al telefono col walkie talkie lì che sembra quasi, vabbè, la sema sta, lanciamo la prossima caronte, sì, a posto siamo tutti rovinati, no. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Sì, ma voi volete farci morire. Io non ce la faccio più, ragazzi, sto pisciando addosso. Ecco, e volevo dirvelo, non... Serena, la prossima volta falla bere tanto e non farla andare in bagno. Che... Bellissimo, questi sono momenti che ti ricorderai. Se ti pisciavi dentro, te li ricordavi ancora di più. Cavolo, dai. Il problema è che non eravate inquadrate, perché noi ci vediamo, però in realtà che va in onda è questo. Io sono Mizu, ricordate. Dai, che adesso dobbiamo parlare seriamente. Chi è che c'è adesso? Ah, se non lo sei te. Momento Bimbi. Amore. Che vale, basta. Basta, Davide. Ma io non lo sto facendo niente, sono qua tranquillo. Davide. Ma torneremo. Abbiamo esplorato terreni nuovi. Adesso siamo qua in radio tutti insieme, anche se a distanza. Ma io posso abbracciarvi, guarda. No, non so, là devo abbracciare. Non ho ancora capito quali sono le telecamere, no? Perché ne ho qua talmente tante che non so neanche quale che mi inquadra. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole
che non ho più pensato a tutte queste cose. Bellissimo, bellissimo, e qua tutti che ballano, tutti che... Ah, belle canzoni. Ci sono riuscita a ricordare il nome Fairy Tales, scrivete Matteo Losa e trovate con me. Ballava la grande. Siamo gli scapè comunque. Vabbè, t'ho detto, qua c'è scritto scapì. Ma l'hai scritto tu e quello è il bello. Perché è spagnolo. Ma questo è spagnolo, Sono spagnoli. Io con lo spagnolo so che se era spagnolo c'era scritto scapas, perché si attacca sempre la AS finale, non c'è scritto scapas. Ascolta, Maurizio ha già problemi a farsi capire quando si sposta da Castano in Veruno. Figurati arrivare fino qua. Bella, bella, guardi, l'adrenalina che va. No? Questa, dicevo, Beppe... Francesca, Serena, qua Paperetti, vi do un consiglio, quando andate a correre, come facevo io in bicicletta così, quando arrivava la salita attaccavo queste canzoni sotto, andavo su che ero, dicevo, bestia che forza, taglia e cuci. Facciamo il taglia e cuci, un grande. Cazzarola, ti venisse un topo morto in testa, ti venisse. No, perché la colpa della Serena. Ma parla, sei stato qui 2 ore, cazzo, parla, dimmi. Ma c'è la scaletta. La scaletta che mi hai mandato me è diversa. Questo è Maurizio, buonasera a tutti. Giornata dedicata a Matteo Losa, vai. Ciao da Beppe. E da Mitsu. Cos'è che era? Dammi la scaletta, accidentaccio. Te l'ho data. Dammi quella giusta, come si chiama quella canzone? Jess Glane, Tuck Me Home. Tuck me home. No, io lo so, Take Me Home. Jen Glynn. Mi ma tac me tac ti tac tac e to tac. No, taglio. Ma ha fatto morire. Non riusciremo mai a capire qual era la. Ho rinunciato in apertura a capire qual era la risposta del vermouth. Lo ha letto qua. Com'era? Dica bene il vermouth. Il vermouth è un bisut che strisciut per terut. È a posto, siamo.